La campagna, la natura, il bosco, la gente ha fame di queste prelibatezze. Il mare, anche il mare, la montagna, per chi ce li ha vicini. Quando io qui ho vicina campagna, ne ho anche un pezzo di campagna mia, e quando ci vado mi rendo conto che la natura, gli alberi, le piante ci fanno bene, ci fanno tanto bene. Il vento che soffia, gli uccelli che cinguettano, le api che ronzano, per fortuna che ci sono ancora le api, chissà quanto altro resisteranno. La campagna che ti siedi sotto un albero e pensi alla pace che sa che solo la campagna o un bosco possono regalare. La campagna, il bosco, la montagna, il mare. Solo loro possono regalare quel silenzio, non dico assoluto, ma comunque un grande silenzio, un buon silenzio, che accanto alla musica ci fa tanto bene, anche il silenzio ci fa bene. E tutti noi ogni giorno abbiamo bisogno di stare in silenzio, alcuni momenti di stare in silenzio. La notte poi è tutta un silenzio. A volte purtroppo vengono i sogni a farci un po' tribolare. Qualcuno ha gli incubi e si spaventa, addirittura si spaventa nel sogno. È perché la mente, noi occidentali, non riusciamo a fermarla quasi mai, non siamo abituati a fermare la mente. Non siamo abituati a meditare e dunque a dominare la mente. E poi la meditazione, che ci insegnano gli orientali, non è altro che riuscire a spegnere la mente e a fare silenzio dentro se stessi. In campagna è proprio questo che cerchiamo di fare, vorremmo fare silenzio, mettere a tacere tutti i brutti pensieri e far tacere tutto ciò che intorno a noi in città fa rumore, incute ansia, incute timore, inquina la mente, inquina la psiche. In campagna è come formattare un pochino il cervello. È come formattare un pochino la mente. Ma la formattazione completa la può dare solo la meditazione trascendentale. Solo quella può formattare completamente il nostro cervello quando la facciamo. Dovremmo farla almeno una volta al giorno, un quarto d'ora al giorno, almeno una volta al giorno, per un quarto d'ora. Dovremmo sforzarci un po' tutti di imparare a meditare. Magari andare proprio in campagna, nel bosco, in montagna o al mare, metterci in un angolo al sicuro e sforzarci di meditare, ma non sforzarci, perché la meditazione non è uno sforzo.
metterci lì, rilassarci, cercare di fare il silenzio dentro di noi. Ascoltare gli uccelli, ascoltare il vento, ascoltare i rumori della natura, che ci fanno bene, ci incutono calma, pace, la pace che tutti noi cerchiamo, tutti noi siamo alla ricerca della pace interiore. Beato chi la trova, beato chi riesce a far accadere dentro di sé la pace. E quando noi andiamo in campagna o andiamo nel bosco, assaggiamo un pochino di quella pace, che poi quando torniamo in città ci viene di nuovo estorta, ci viene di nuovo tolta, perché in città ricominciano i rumori, ricomincia il chiasso, ricominciano le paranoie, ricomincia la gente che urla, ricomincia, diciamo, la routine che ci fa male. Quindi cerchiamo ogni tanto, se proprio non possiamo uscire, andare in campagna o nel bosco o in montagna, cerchiamo di trovare un angolino in casa, tranquillo, e tentiamo di meditare, tentiamo di rilassarci, di fare silenzio, perché quello è un silenzio che guarisce, è un silenzio che ci fa bene. Evviva la natura, evviva il bosco, evviva la campagna.